si sente il tasta terra di coltivare, ma per la rara Domenico Mari, in coma vivi, in canto come fai ci impazzire, i vecchi popoli, in vita si sciariaro, perché tosa la cintra sia, e non c'era pura, chi li guarina, se, insonnano, carraggio cuore, che a monte cadenza, non la possa accettare, si avvenita, e se liberare, e sogno proprio, se me fa ammazzare, se, terra l'amore, e di bellezza rara,
viene riaperto al pubblico dopo 4 mesi di interventi che lo hanno reso agibile e soprattutto fruibile. E guardate, abbiamo riaperto l'attività con voi, che bella coincidenza, grazie veramente. Questa premiazione, ovviamente, complimenti a tutti. Aprire con un campionato, una premiazione, un campionato mondiale per noi, naturalmente è stato anche un elemento che impreziosisce quella che è la nostra offerta. Voglio ringraziare chi si è occupato anche di portare voi a Taormina, quindi il nostro assessore Quattrotti, quindi Giorgio, e naturalmente la Federazione Italiana Pesca Sportiva, e mi auguro che questa location sia stata di vostro gradimento. Noi ci impegniamo sempre di più per stupirvi con gli effetti speciali, questo è il nostro compito. Quindi il nuovo corso, la nuova marcia che abbiamo dato a Taormina è questa. Quindi benvenuti, grazie per essere qui, complimenti ancora e mi auguro di avervi nuovamente a Taormina. Grazie al nostro sindaco, un piccolo premio per il sindaco di Taormina, Caterina De Luca, un piccolo riconoscimento, a little gift for the mayor of Taormina, le mayor, l'alcalde, the mayor of Taormina, ancora una volta big round of applause for Caterina De Luca, sindaco di Taormina. Scendiamo qua, tutto sistemato ovunque, tutto andiamo qui, c'è l'ingegnere Brocato che è pure più matto, pure lui mi si è rasato, pure il pieno, ecco, rimesso bene, perfetto, vedo che scrivere dopo 40 anni che aspettavamo l'agibilità, vabbè, le offese non sono venute alla fine, no? No, non è venuto, sono venute l'agibilità dei nostri consiglieri. Sì. Assolutamente sì, grazie.
rilassiamo, diciamo una cosa e poi altra.
qua. Thank you.
non ce l'ho questa. Sì, questo palazzo stasera fosse pronto per l'inaugurazione, qui vorrei ringraziare l'ingegnere Madalà che già abbiamo ringraziato prima per il grande lavoro svolto, vorrei ringraziare l'orchestra Plettro di Taormina, la nostra eccellenza della nostra città, vorrei ringraziare la famiglia Giammona per rappresentare tutte la nostra Taormina.
siamo molto contenti, perché per noi questo è un punto di inizio, un punto di partenza per successi, sono sicuro, insieme al nostro sindaco, tutta la nostra amministrazione, maggiori e futuri. Grazie a tutti della vostra presenza. Bene. Allora, io aggiungo ovviamente i miei ringraziamenti anche agli assessori. Che se comincia a guardare la parlo senza, agli assessori che hanno seguito tutta l'attività di riordino, e un applauso particolare lo dobbiamo fare alla nostra consigliera Lucia Esposito, che quando io sono venuto qui lunedì scorso, giusto era lunedì, detto c'era bisogna dare un tocco particolare, quindi ci siamo affidati a loro, e so che in questi giorni avete fatto miracoli, veramente grazie a chi ha contribuito ad abbellire questo luogo, che per noi è un luogo particolare, è un simbolo. Ci siamo occupati del palacongressi da subito, da quando ci siamo insediati. Perché? Perché palacongressi rappresentava una delle storture di questa comunità, cioè una struttura che rispetto a quella che è la potenzialità purtroppo non veniva messa a regime rispetto ad alcuni interventi che venivano richiesti da tanto tempo. Qui vada là, e tutta la squadra veramente ha fatto un lavoro enorme e ha dovuto riprendere tutta un'attività amministrativa che risale al 1986, se non ricordo male, perché ancora qui risultava il cantiere aperto da un punto di vista amministrativo, per intenderci. E quindi quella che era una leggenda di non si sa quali tipi di interventi bisognava fare per avere l'agibilità di questo luogo, l'abbiamo sfatata subito e abbiamo fatto gli interventi in questi mesi, oltre 200.000 euro spesi per definire quello che serviva per avere finalmente l'agibilità, perché non era pensabile che un immobile del genere, neanche col G7 avesse ottenuto l'agibilità definitiva. Ma per poter fare questo abbiamo dovuto liberare questo immobile, e lo dico chiaramente prendendomi la responsabilità di quello che dico. Questo immobile ci aveva un'occupazione abusiva, era diventato un pasto abusivo di quella che era un sistema che sfruttava la città, che sfruttava Taormina e taorminesi. Anche su questo ci siamo presi la responsabilità di fare degli atti forti, ci siamo ripresi la chiave, tanto per essere chiari, perché questo luogo deve diventare, perché questo è un luogo dove tutta la potenzialità che Taormina rappresenta da un punto di vista associativo, artistico, musicale, è questo il luogo che deve dare ospitalità a tutte le nostre eccellenze. Quindi oggi si riapre con un nuovo corso, ed è ovvio che ora, e lo dico ai miei assessori, dovete avere e avete il compito di organizzare ogni singolo spazio. Questa struttura non può rimanere chiusa, non deve rimanere chiusa, non voglio più sentire quella puzza di chiuso che io ho trovato quando sono arrivato, e non è solo qualche ambiente. Quindi qui ora un progetto veloce per utilizzare e sfruttare al massimo questa struttura, che è una macchina da guerra. Quindi questo è l'obiettivo. Sappiamo che dobbiamo fare alcuni passaggi amministrativi, dobbiamo fare ora delle scelte gestionali, ma una cosa è certa: non siamo intenzionati a far sfruttare questo gioiello ad altri e continuare quindi ad essere, da questo punto di vista,
il simbolo di una visione che ha visto Taormina come la preda, gli interessi che hanno mortificato la comunità. Questo ormai è chiaro. Le vicende che sono in corso si trascineranno per come si devono trascinare, e ripeto, me ne sono preso la responsabilità, ma intanto questa struttura è ritornata alla comunità. Aggiungo solo in conclusione un altro passaggio. Mi dispiace che ogni cosa bella a Taormina sia occasione di polemica. Onestamente. Come se qualcuno in questo momento, non avendo altro da fare, deve solo sporcare i risultati che intanto si cominciano a vedere, piaccia o non piaccia. Anche perché dico chiaramente, se noi in 4 mesi abbiamo fatto questa attività incessante, ma l'abbiamo fatta con un cronoramma ben preciso, prendendoci la responsabilità e soprattutto togliendo da questo palazzo chi a 10 giorni prima dalle elezioni gli è stata consegnata la chiave, con una procedura che poi in altri luoghi, compreso la Procura della Repubblica, vedremo fino a che punto era legittima. Perché sporcare questi risultati? Quello che abbiamo fatto noi lo poteva fare chiunque prima di noi. Perché non è stato fatto? Rimane sempre questo punto interrogativo. Io voglio avere rispetto di tutti, ma non ci sono dubbi che pretendo rispetto per il lavoro che stiamo facendo. Io, la mia squadra e tutto il Palazzo Municipale. Ed è un lavoro che, vedete, una minima parte cogliete. C'è un lavoro di corridoio che si sta facendo che è intenso e vogliamo continuarlo a fare, perché voi avete voluto questo da noi e noi lo dobbiamo fare. Quindi guardate, non ci stiamo lamentando, noi stiamo solo facendo quello che ci avete chiesto e lo porteremo avanti senza mezzi termini. Bene, ora stappiamo e mi auguro che questa sia l'occasione per tutti per evitare come i detenuti e guardare avanti nell'interesse di Taormina e di Taorminese. Grazie. Grazie. Thank you.